Attenzione, sta per cominciare! Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Heavy Rain, gioco che io porterò praticamente sul mio canale anche perché non voglio fare in modo che vengano solamente video di Pende contro Zombie, anche perché me l'hanno chiesto anche altre persone di portare qualcosa di diverso. Questo è un gioco che a me piace tanto e vi invito a seguire la serie e a non farvi magari cogliere dal fatto che magari all'inizio può sembrare tutto così tranquillo, ma la cosa bella di questo gioco è la storia. Ora che vedrete come si va sempre di più evolvendo, veramente io non ho mai giocato un gioco più bello di questo. Se voi lo seguirete video per video, io ve lo consiglio, perché non ne rimarrete sicuramente delusi. Allora, noi riprendiamo da dove ci eravamo fermati la volta scorsa, nel primo video. Riprendiamo. Jason, non dovresti portarti troppo, sai? C'è troppa gente. Ti prego, papà, me lo porti. Mi piacerebbe averne uno. Oh, vuoi palloncino? Dai. Ok, vediamo un palloncino. Forte! Ciao, campione. Come ti chiami? Jason. E che palloncino vuoi, Jason? Quello rosso. Fanno $2, signore. Jason, aspettami. Aspetta papà, piccolo. C'è troppa gente qui. Prenditi e tira la mano. Dove cacchio sta? Dietro? Dov'è il portafoglio? Ehi, mi guarda con uno sguardo brutto. Tenga il resto. Dov'è finito? Dov'è Jason? È impossibile provare un paio di scarpe con questa rossa. Dov'è Jason? Era qui un secondo fa, gli ho preso un palloncino, mi sono girato e non c'era più. Oh, Jason! Non c'era più? Che significa non c'era più? Resta qui. Vado a cercare. Torno su. Jason! Jason! Dove cacchio sta Jason? Ah, lo vedo. Presto, devo scendere adesso, lo perderò tra la folla. Jason! Devo scendere le scale mobili. Come cazzo fa questo bambino ad essere così veloce? È vero che i bambini hanno tanta energia. Oh, ecco le scale mobili. Ecco, scendi, vaffanculo, va, via. Jason! Via! Jason! Oh, c'è un palloncino. Via. Levatevi davanti alle palle. Che cazzo? Dov'è? Jason! Dov'è? Che problema è? Sta là! Oh, levatevi davanti! Che cacchio! No! Non è Jason! Dov'è Jason? Oh, là c'è un palloncino! C'è un palloncino! Jason! Mannaggia Jason! Jason! Levatevi! Attenzione!
ricordavo questa cosa. No! 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 Sony Computer Entertainment e Quantic Dream Production Pascal Linktable Jackie Hensley Sam Douglas Leon Ockenden Heavy Rain gioco pieno di facce di merda altre facce di merda facce da vecchio Aurelie Beck, Benchilo, come cazzo si dice. Executive Production, Guillaume de Fournumer. Intanto questi giocano sotto la pioggia così. Altri bambini neri che non si capisce se piangono o stanno sempre se piangono o sta sempre la pioggia sopra la loro faccia. Intanto questi ancora che giocano sotto la pioggia così, altre facce depresse. Engine Manager Ronan Markland. Insomma, tutte queste puttanate qui. Intanto qua vediamo poliziotti. Le giostre. Due anni più tardi. Oh, ecco. Gameplay Manager Caroline Marshall Markal Sean Ciao Sean Ciao Sean Ciao due anni fa è successo il fatto ehi giovani non è ieri che facciamo andiamo in macchina vero? Andiamo in macchina, anche perché non vogliamo parlare, vero, di cosa dobbiamo fare oggi. Perché non voglio, io voglio sentire i suoi pensieri del pene. Non li posso sentire. Mettiamo la marcia e andiamoci. Dove andiamo non si sa. Chissà da dove siamo partiti. Cioè, c'è il sole e piove. Ok, piove pure tanto. Ecco perché si chiama pioggia pesante, heavy rain. Perché piove tanto. Intanto qui non sappiamo dove siamo arrivati. Mi sa che qual era la casa iniziale.
quella di prima, eh? Questa è un'altra. Una casa spoglia, brutta, con il pavimento tutto color cacca. Oh, intanto questo, il bambino si mette a vedere i cartoni animati. Sean ce l'ha Grace questo weekend. Sembra che non veda l'ora di tornare da sua madre. Sean non ha ancora fatto i compiti. Devo rispettare la tabella di marcia, mi sembra. Eh sì, che sono un buon padre, lo devo fare. La tabella di marcia. Allora, alle 16.30 la merenda, alle 18 i compiti, alle 19 la cena, alle 8 a letto, cioè all'ora delle galline, cioè io non lo so. Alle 16.30 la merenda, che ore sono? Che ore sono, vediamo. 16.30, ci sarebbero alle 4.30 la merenda. Ma sì, prepariamogliela la merenda, dai. No, no, non ti sedere come un coglione. Alzati, alzati, bravo, bravo. Bravo, facciamogli la merenda, dai. Il suo succo prediletto, vero? Questo lo bevemmo 2 anni fa, lo stesso, vero? Il grappino, vero? Attenzione, lui beve il grappino. È proprio un tipo alla grande. No, no, io prenderei un'altra roba. Intanto chiudiamo. C'è una bella pizza là. No. Che cos'hai combinato, disgrazia? Alle 4:30 dovevi dare... Mannaggia. È ora di uno snack. Forse sono a fame. Forse. Dobbiamo prepararglielo uno snack. Non andare fuori che piove. Che fai? Ma perché non prepara da mangiare? Che cavolo? Vedi, l'assassino dell'origami. L'assassino dell'origami colpisce ancora. 7ª vittima identificata. La polizia ha confermato che il modus operandi è quello dell'assassino dell'origami. E tutto ruota attorno a lui. Tutto ruota. Oh, è andato a pisciare il bambino. Se Sean ha fame, si arrangerà da solo. Ma perché dici così? È ancora presto. Penseremo ai compiti più tardi. E mi metto davanti al televisore, così non ti faccio vedere niente. È ora di fare merenda. Hai fame? Forse, un po'. Vediamo cosa c'è in cucina. No, che cavolo fai? Una mila. Solo. Mi prenderà per il culo il bambino. Vieni, Sean. Ecco la merenda. Grazie, papà. Oh, che bel padre, eh? Dà solamente la mela al figlio. Una mela al giorno toglie il medico di torna, come si dice. Beh, allora vediamo un po' la tabella di marcia, perché devo anche rompergli i coglioni. Alle 6 i compiti. Alle 6 i compiti. Che ore sono adesso? Mi sembra che dovremmo fare i compiti, vero? No. Non abbiamo visto questa casa, però, com'è. Non abbiamo molto visto. Qui cosa c'è? La lavatrice. Un orsacchiotto. Che c'entra l'orsacchiotto? Oh, sta vedendo la lavatrice. Beh, io direi di fargli fare i compiti. Si sta facendo buio. Meglio accendere la luce. Accendiamo la luce. I compiti. Andiamo a rompere al bambino. Andiamo a rompergli le palle. Sean, dovresti fare i compiti.
Per favore, papà, fammi guardare la TV ancora un po'. Li facciamo dopo, ok? Credo che dovremmo farli adesso, così poi non ci pensiamo più. Su, prendi la cartella e vai a metterti in cucina. Ti do una mano. Sì, intanto lascia le schifezze. Bravo, bravo, figlio mio. Accendiamo la luce. Metti da fare i compiti. Intanto io vedo l'orario. Sì, mi sembra giusto, dai. Alle 6 dovevi fare i compiti, dai. Mi sembra che sia orario. Poi alle 7 la cena. Fai i compiti. Vediamo quanti secondi ci mette. Sono già passati 8 secondi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vediamo un po' che cosa pensa il... Che cosa pensa? Ma perché non pensi? Pensa! Ti ordino di pensare! Pensa alle puttanate, no? Perché non pensi? Sediamoci. Beh. Ehi, ti metti a guardare il bambino. Sei spaventato. Papà, ho finito. Posso guardare la TV? Che ore sono? Sono le 6:30. Ha già finito i compiti. Mi prende per il culo. Fammi vedere un po' cosa hai combinato. Vediamo le cazzate che hai scritto. Fammi vedere. Molto bene. Sembra che tu abbia finito. Vai pure. Metti le cose a posto. Bravo bambino. Avevamo detto alle 7 la cena, alle 7 la cena. Questa è solo la parte pallosa iniziale. Ci fa vedere l'inquadratura su di lui. Alle 7 la cena. E non è ancora, mi sembra un po' presto, un quarto d'ora manca. In fondo, no? Che c'è? Eh? Che? Che cosa sta là? Vorrei capire che cos'è. Sono foto. È una lettera, cos'è? Non riesco a capire che cosa quando devo fare. I genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero, implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Mamma mia. Che cose brutte. Io invece vorrei capire che cos'è tutto questo. Il bambino così, depresso. Io che non posso aprire il frigorifero perché sono rincoglionito. Allora, deve essere successo qualche cosa per me. Per me qua deve essere successo qualcosa. Per forza. Sono sicuro che è così. Perché vediamo cosa succede se gli spengo la TV. Vedi? Hai visto? Eh? Sei buggato! Scusate, devo riavviare sta parte. Ok, allora, i compiti li ha fatti. Adesso il vero problema è preparargli la cena alle ore e mo sono tra una mezz'oretta. La cena alle 19. Vediamo se adesso va a vedere i cartoni. Oh, ecco. E
di cena. Devo preparare qualcosa per Sean. E mi sembra anche normale. Oh, è raffreddato. Povero bambino. Vuoi che ti prepari la cena? Oh sì, ho una fame da lupo. Bene, vedo di preparare qualcosa. Ti chiamo quando è pronto. Ti sta venendo un bel raffreddore. È meglio se ti prendo una medicina. Sì, mi sta venendo il raffreddore, quindi è anche il caso di prenderla una medicina, eh. Però da dove la dobbiamo andare a prendere? Oh, che si è depresso il bambino, ho visto che stava buttato, che qua non si sa mai, che il gioco è strano. Oh, tu immaginate quante cose cambiano in base ad una minima scelta in sto gioco. Cosa sa qua? Il cesso. Credo ci siano delle medicine nell'armadietto in bagno. No, stava andando bene. Stava andando bene senza saperlo. Vedi, certe volte, certi istinti. Ma il bagno è questo? Accendo la luce. Spengo la luce. Accendo la luce, così paghiamo l'Enel. Non devo fare la pipì, Mi ha fatto venire voglia di andare a fare la pipì per davvero. Pensate un po' come sono piposo. Ma, allora, a meno che non sia qui, no, ma è meglio dargli da mangiare. Cazzo di ore saranno. Apri il frigo, bravo. Cena, pizza. No, che fai? Prendi il piatto subito e chiudi la porta. Bravo. Prendi il piatto. Riscalda nel microonde 20 secondi, mi raccomando, non lo devi fare. Si è già fatto. Prendi, bravo. Prendi. Bollente, le forchette. No, taglia la pizza come un campione, vai. Pizza, mi raccomando, verde, perché è agli spinaci, perché fanno bene. Ah, un pe... Ora vieni, Sean. Si mangia. Arrivo. Un pezzo gli ha dato al bambino. Quella è la depressione vera e propria, altro che. Io nel frattempo andrei a vedere al piano di sopra. Intanto qua c'è un'oscurità da film horror. Beh, questo è il bagno grande. Qui dovrebbe esserci qualcosa, no? Medicine. Sì, mi sembra proprio il caso. Per mio figlio che non sta bene. Qui cosa sta? Chiudiamo... Sì, perché noi non siamo dei tipi stupidi che... Ecco, usciamo, accendiamo, non uccidiamo, c'è la luce, mo si uccide. Andiamo giù. Allora, è finito il bambino. La medicina. Stai tanto raffreddato, Tieni la medicina. Senza acqua. Grazie, papà. Come va la scuola? La maestra è brava? Va tutto bene, papà. Le solite frasi scontate per non dire nulla. Allora, ti va di parlare un po'? Parlare di cosa? Non lo so, di te, degli amici, di come ti va. Niente di speciale. È un tipo di tante parole, ragazze. Non mi ha detto un pene, non mi ha detto.
Niente, mi ha detto. Intanto vediamo che ore sono. Alle 8 a letto. E ora sono le... ha sgarrato di 5 secondi, 5... Vabbè, sono secondi nella realtà nostra. Senti, giovane. Forza, Sean. Si va a letto. Non sono stanco. Posso stare alzata ancora un po'? No! Non mi sembra molto ragionevole, no? Domani vai a scuola. Devi riposare. E va bene, adesso vado. Tu vieni con me. Vai a lavarti i denti e a mettere il pigiama. Io arrivo. Alle 8 vengo a dormire con te. Ditto di... Fiction, questi non la vedono, vero? Che brutta vita, ragazzi. Ma io sì, spegniamo il televisore, tanto. Basta vedere i cartoni animati a random. Poi alle 8, boh, i cartoni animati alle 8. A meno che non era su K2, Boeing, non sappiamo, no, no. Saliamo su. Oppela. Questo livello si chiama padre e figlio. Noi non vediamo i passaggi. Ehi, è andato in bagno. Noi non vediamo i... E se entro in bagno con lui? No, non si può. Noi non vediamo i passaggi. Tutti i passaggi. Oh, qua c'è la stessa tenda da... Pioggia. Ma sì, chiudiamo la tapparella. Non voglio che mio figlio veda la pioggia, perché altrimenti si può spaventare. Beh, c'è un bravo guagnone. Si mette così senza mettersi sotto le coperte. E qui cosa c'è? Ha fatto il disegno dell'incidente. No, che brutta cosa. Figlio. L'orsacchiotto. Non ho il mio orsacchiotto, papà. Deve essere qui, da qualche parte. Hai idea di dove possa essere? No, papà. Per favore, non riesco a dormire senza. E va bene, do un'occhiata in giro e vedo di trovarlo, ok? Io lo so dov'è. L'abbiamo visto prima. Sean vuole il suo orsacchiotto. Deve averlo lasciato in giro qui da qualche parte. Lo so. L'ha dimenticato sopra la lavatrice. Vediamo se mi ricordavo bene. È qui, vero? Eccolo, sacchiotto di colore verde acqua spastica. Andiamo dal bambino. Figliolo, papà arriva con un bel sacchiotto pedofilo. Qualcuno sa a cosa mi riferisco. Dov'è il bambino? E arriva papà con l'orsacchiottino. Eccolo qui, tieni, adesso dormi, coglione. Grazie, papà. Quanti anni hai per avere ancora l'orsacchiotto? No. Me. Papà. Ehi. Sì? Che c'è? Perché sei così triste? Credo che mi serva un po' di tempo. Due anni non sono bastati. Come prima. Papà, quello che è successo a Jason non è colpa tua. Buonanotte, Sean. Intanto si è separato con la moglie. Ecco, è proprio il caso, direi. Strano che non l'abbia fatto lui. Dormi, bambina. Dal bacino, papà. E ciao, buonanotte. Bom. Ma sì, teniamo sempre sotto l'occhio il bambino. Oh, che succede? Che cacchio succede? Attacchi di asma. Oh! Oh! Che? Che succede?
in mezzo alla strada. In mezzo alla strada. L'origami. Che cacchio. Carnaby Corner Road North. Ok, allora adesso siamo passati buon padre, trofeo guadagnato, martedì, mezzanotte 06, 6,9 mm l'acqua. Allora ragazzi, qui siamo passati ad un altro livello che non faremo oggi, cioè non faremo adesso. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo ad un prossimo livello di Heavy Rain.